you speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in Cinè, ma va a capurne. E poi va a cantare. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Si è perso lei. Ho perso 100 euro, l'avete trovato? Buonasera, non vi. Aspetta, come ti vuoi fare? Ti vuole una bella, la porta. Sei troppo forte, Pino. Se tu non esistessi, sarebbe il caso di inventarti. Allora ragazzi, abbiamo aperto già la telecamera. Il nostro, vedi com'è questo buffetto. Allora, la presa diretta lui la sa fare, quindi. Allora, questa è la festa di? Questa è la festa di chi vuole festeggiare, cioè ognuno festeggia qualcosa perché dice io voglio festeggiare la mamma, quello voglio festeggiare il vicino di casa, quindi ognuno si inventa diciamo un suo mito, un suo idolo. E dov'è lei? Io sono dappertutto. Che grande, io sono dappertutto, che grande, io sono un siciliano residente a Rende. Che meraviglia. Veramente è stato tanto tempo a Marano. Sì, sono un trasfuga maranese, sì, sì. È oriunda, ha detto, non è una cattiva parola, sciocco, con camera venne qua. Sei venuto a fricare, a me gli affimini marano, che se non lo dice però. Allora ragazzi, a parte, guarda che sta facendo, mo. Cioè ragazzi, no, Giuseppe, guarda che sta facendo, no. si fare selfie su, ti ho detto mi porta l'acqua. Pino, ti saluto, allora buona vacanza anche. Grazie. A voi, buon quindi giro. Tu ci segui, ogni tanto ci segui. Sì, sulla C canale 19. L'ha detto lui, io non ho suggerito. Anche in America, bene, anche in America. Grazie. Grazie. Anche in America. Anche in America, i migliori ristoranti. Che meraviglia. Ah, quindi lei segue tutti quanti? Tutto. No, perché ragazzi, questo lo diciamo ufficialmente, se Dio vuole, facendo gli scontri a Madonna mia, no, che non si fanno. Il 4 settembre saremo a Toronto con la compagnia, perché presentiamo la compagnia, le serate, ci onoriamo di presentare le serate di Sergio Crocco a Toronto, Richmond e quindi tutte le 5 puntate che faranno. 5 serate, ma non mi ricordo, però noi con la C, canale 19, seguiremo il loro reportage, le loro commedie, io le presento e Lucio filma. E in più facciamo attenzione già a questa cosa qua, i ristoranti lo stiamo riprendendo alla grande per tutto quello che riguarda il nostro percorso invernale, estivo, e quello. La facciamo devi vedere. Portare, la facciamo. Devi portare la nostra patrona di Marano. Perché oggi è la festa. Oggi è la festa della Madonna del Carmelo, Marano Marchesano. Guarda a cacchio Marano. La Madonna del Carmelo, dovete sapere che la Madonna del Carmelo, questa è una puntata dove dedichiamo questa Madonnina nostra del Carmelo a chi sta poco bene in questo momento per una pronta guarigione, va bene? Grazie. Grazie davvero, facciamo una cosa, facciamo che non le facciamo vedere mai queste, o dal tuo vedere, cominciamo qua dal tuo vedere pezzo, vieni, accompagnare. Ragazzi ci siamo allora? Buonasera. Il tartufone c'è, il tartufone di pizzo, che parlo romano qua. Non riprendiamo, ha detto che non riprende. E per chi c'era un coso, cioè, capito qual è il problema? Ha detto non riprendiamo. Possiamo venire o manco qua possiamo riprendere? Non riprendiamo, ha capito. Cioè, fanno i stand... Sì. No. Ci sono anche i nomi. La signora no. Fanno gli stand e non voglio essere ripreso. Sta mangiando. Ok. Dammone. No, rispettiamo, per carità, rispettiamo. Un bacio. No, ragazzi. Ma quindi se è stata la festa del Carmelo, la Madonna del Carmine, era la nominastico di Ivan. No, è stata la festa del. Andiamo là, vieni qua. Sì, come no? Signora, lei voleva essere ripresa perché qua non vuole essere ripresa nessuno, non vuole essere ripresa. E che facciamo qua? Chiama mica, cinghiamo. Di dove è lei? Di Marano. Ah, ok, vieni. Allora, io vengo in bancareggio. Buonasera, di dove è lei? Buonasera. Come è? Come? Tutto bene. Un po', non vuole essere ripresa nessuno. Siamo timidi. Sì, allora. Vieni, sei. Allora, ragazzi, come vanno le cose? Come vanno queste cose? Le cose ancora vanno male, comunque ancora c'è speranza. Ah.
Bene, il giovane più malato. Chi è che sta qua? Coco. Ah, ragazzi, attenzione. Controlliamo il gioco, se già si inghiarisce l'animo, si inghiarisce. Andiamo noi, Giuseppe. Bimbette. Guarda qua che meraviglia. Possiamo riprendere? Oh, manco capo, non mi ripigliare. R, signor. Non ti mangiare tutti tu. Cosa bella, cosa bella. Bella. Quanto sono belli questi... E come si chiamano questi? Dolci. I dolci, no, no, gli espositori. E non mi aiuti, capimo. Se non capi morto, ma come brutto su camera, man. Guarda come brutto. Dammi una poca chira liquirizia, dai, una poca liquirizia. Giuseppe, detto portami l'acqua. Sta portando l'acqua, è morto, sta portando. Saluta a Carmen, che è già del Carmelo. Ah, la vera curi. Una su, no, una su, una su. A me lo fa la casa. Ah, porti se. No, non mi piace il pizzo. Meno male. Cosa dire che mamma mi giù bene? Va. Mamma cosa bella. Ma che ti sei più? Ah, della cecina, della. C'è la scaletta. Che meraviglia. Dammi un cioppicino pacchetto. Dici che fa la pressione. A chi ti fa faccio abito? E questo ti manca a te. Come? Andiamo lì. Grazie, amico me. Ti ha fatto panino? No, ancora no. Bimbette. State mangiando? Ha una caramella? No, grazie. Ciao. È buono! Grazie! La cosa sul lupo! No, no, grazie! Ho già mangiato! Ah, belli! Allora, questo è il nostro futuro, vedi, vedi, vedi! Vedi qua! R cigno! Vedi qua! Dopo si spagna, vedi qua! Signora! Ma ce ne mi piace, ne! Ma davvero non ti piace la liquirizia? Unico nel mondo. Dammi l'acqua. Giuseppe. Ragazzi. Buonasera. Che bella berrozza, signor. Di dove siete? Che bella, guarda che meraviglia, che meraviglia. Io, non possiamo bere ancora, perché e fa male. Ancora la pizzetta, che aspettate? I panini. Ciao, di dove sei tu? Di Cosenza. Ma che ci faccio qua? Tatuaggio. Ah, che meraviglia. Quanti anni hai? 28. 28 anni. Giuseppe? Giovane, giovane. Aspetta. Aspetta, tieni qua, vieni qua. Tremo un micro. Qua. Che pesa? Eh? Che pesa? E pesa, vieni qua, tieni così che ci sognano le guarizze, lo guardo qua. Che? Stavo mangiando le guarizze. C'è il ciumo. Non è che sta la corda adesso, qua il microfono, vieni qua, vieni qua. Grazie zio, te, anche la mente, guarda te. Grazie. Grazie zio, tu. Ciao. Oggi lo spettacolo, oggi non c'è niente, oggi la Madonna del Carmelo, no, no, è la festa della Madonna del Carmine, non è il Carmelo. Vabbè, Carmelo, Carmelo. Tutti i nomi rappresenta. Senza fare vedere. Ciao zio, come sei bella, ciao. Ragazzi! Ti sta facendo un paninello, sì. Questo ragazzo qua mi ha scritto su Messenger. E che cosa mi ha detto? Ha detto dove si fa? Come non muzzico. Sì. Che cosa bella. Praticamente mi ha scritto ma dove si fa, dove c'è Pino Giotti stasera? E poi mi avete detto a Mano Marchesato qui in piazza. E ci siamo trovati. Sì. Arrivo subito. Aspetta. Un attimo. Ditemi. Allora, me è un stesso cosa, me è un stesso cosa, signora, me. Ma... Signor, lo stesso, posso? Sorry, I don't speak You speak Italian. English? No, I don't speak Italian and I don't speak English. Ma c'è lui, c'è capo di morte che capisce tutto. Lui è capo di morte. Ragazzi, sorry. Ciao, ti posso dare un po' di liquirizia? Vieni qua, fra, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, tieni qua. Allora, aspetta. Oh, sorry, il liquirì.
Giuseppe qua. Un uomo va da gengibre. Vieni qua. Guarda, liquirizia, tieni. Qua, assa. Grazie. Tieni. Ah, grazie. E dove sei? Dici dove sei? Beh, avvicinati, capiamo. Where are you from? Are you from? Czech Republic. Repubblica Ceco. Ceca. Yeah. Ah, Ceco, Ceco. Te, prendi, 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 prendi. Prendi. Oh, grazie. Prendi. Aspetta, se no c'è. Aspetta un secondo, che scusa, io qua a Ceco. Tieni, qua. Grazie. Mi famo. Grazie. Ok, ci sono gli anziani, c'è la festa degli anziani. Là, vicino al palco qui sotto. Ci vengono. Ci sono pizzette, ci sono. E bibite ogni anno alla festa. No? Se mi accompagno io. Ma si vanno a intervistare però? Sì, come no? Sicuro? Mi prendo io. Giuro sul bene. No. Sul bene che ti voglio. Andiamo lì. Veloce, andiamo lì, Pino. Arrivo subito, ragazzi, Beh, aspetta, guarda per me, vieni qua. A Villa. Giulio, devi venire quando c'è il presidente. Sta arrivando il presidente, quando c'è il presidente? Mandatemi un palumbo viaggiatore, vediamo. Un sms. Me la quanta la birra voglio. Un paio di tutto, un paio di vinte. No, voglio bene. Andiamo a salutare gli anziani. E dove sono? Qua, alla sacrestia qua. La fischia di gomme. Fischia di gomme? Ma non lo sapevo, però ha ragione. Qua. Ci sono pizzette, cuddurie di... Davvero? Bibite. Sì, ma figlio, è parte mia. Oh, che ne signore bello la vita, no? Come sta? Buonasera. Guarda che meraviglia. A signore da quanto te? La signora americana. Dove sei? Dell'Australia. Australia. Ci dobbiamo andare in Australia. Dovete vedere come c'è. Allora andiamo lì. Ci siamo stati. Da quanto tempo manca dalla Calabria? 50 anni. 50 anni. No, lei. Però sto venendo ogni anno. Ah, ogni anno, sì. Che lavoro fa là? Niente. San Maggio di Canguro, San Maggio. Pensionata. Perché ma pure buo, signore. Ma vuoi dire? È buo, signore. Io sono di Papua. Signor, come si sta meglio in Australia o qua, verità? È meglio all'Australia. Ma sai che è amico di Sergio Mazzucco, parente nostro. Grande maestro Sergio Mazzucco. Andiamone. Andiamo già, Pino. Che pensate di mangiare? Stiamo ieri con cosa. Ci stiamo mignatato. La torta stiamo. Grazie, altrettanto. Da quanto tempo mi seguite, zia? Sempre, Pino, sempre. Io, ve lo giuro. Sempre! Giuro! Grazie di cuore! Nati cent'anni! Ragazzi! Permette signora con voi! Fate un applauso! Guarda che bellezza che c'è qua! Hai visto che caccia ci il faretto ci voleva! Tanti auguri! Belle! Questa è la gioventù, vede? Appicciata la luce! Siamo al buio! Andiamo, balliamo ma tutti quanti ballo con voi, ragazzi! Che bello! Stasera, va! Bellissimo! Stasera mettiamo giù 4 kg, bravo, hai avuto una bella idea, però hai avuto, va! La telecamera è là! Io voglio ringraziare. Sennò. Ragazzi, bene qua. Voglio ringraziare per questa bellissima festa del Carmine. A te, all'amministrazione comunale, e ringraziare la Madonna del Carmine, che è la protettrice di Marano Marchesato. Madonna. Poi voglio ringraziare. Le persone che vengono da fuori, perché ci sono un sacco di emigranti che vengono da fuori. Però tu aiutami, dove sono tutti gli altri emigranti? Dove sono? Gli emigranti sono sparsi. Canoscia. Sì. Canoscia. Aiutami. Per esempio qua abbiamo dei word break, come si dice? Word break, no? Che vengono. E tu che l'inglese ti do un calcio negli stinghi. Diciamo guardi è black. Non è proprio inglese. C'è che di tradurre, ma non è che è proprio inglese. Insomma. Il cretino, sì. Sono più fuori che qui a Marano.
Sono proprio fuori. In America la maggior parte, sono immigrati. Non che sono fuori, che sono fuori. Poi la cosa... Bella signora. Ma lui fa... Tiene una bellezza rara. Che signora, ma che lavoro ha fatto? Venga qui, venga qui. Mai ho lavorato. No. E suo marito sì, però. Sì, mio marito ha lavorato. Che lavoro ha fatto suo marito? Il muratore di costruzione. Quindi mo' è lì? Mio marito, non c'è più. Chi mi segue, non lo sapete, moriamo prima noi, cioè prima i mascoli, i femmini, dove? Benedetti, loro morono e che si mangiano, che capito il problema. No, ma scherzo. Si pide signora, pure. Quando ne vediamo. Guarda come te lo chiedo. Io muoio, non ti preoccupare. Tu muoio prima. Non le fanno. Dov'è tua moglie? Dov'è tua moglie? È morta. Ah, è morta. Allora aspetta. Vabbè. No, ha ragazzi. Ha vinto io. Allora, diciamo che non deve morire nessuno. Non deve morire. Normale sì, però è morto. Dove sei? Dove sei? I Luzzi. Tu? Ma che idea? I Luzzi. Allora ragazzi, a parte gli scherzi, buona poco, mo. Signora, questo mi dispiace. Quindi avete già i parenti, i figli, che cosa? Qua in Australia? Sì. C'ho figli. Quindi lei non verrebbe più qui ad abitare? No. No, perché è l'Australia. Vacanza sì. Vacanza in Giordania. E non conta. E non conta un figlio. No, buona, buona. Lei è la moglie, chi era la moglie? Che suo figlio? Un conde? No, non un consolo. Ah, un consolo. È un consolo, lo sa che è un consolo? È scritto il consolo che sono pulito, vedi che ci sono i letti maggiori, ma mi dai un consolo? Che è un comodino, non consolo. No, che sto scherzando. Allora me l'abbraccio suo marito e suo marito. Vabbè, anche nell'altro dei cioè, perché no? Ma mi abbraccio il console. Vabbè. Signore, sulla C canale di Genova, le do un bigliettino. Vabbè. In modo che. Ma quale giorno? Dunque, questa qui andrà in onda domenica. Adesso. Se Dio vuole. Alle ore 15 sulla C canale di 150 e 100 domani, signore. Che console l'aveva pigliato che. Ah, siete, vieni qua. Vieni qua. Anzi, che mo ti do una cosa, zia, aspetta. Tena qua, tena. Sì, questa, alle 15 però. Ma non aspetta un po'. Aspetta un po'. Dalle pizze non mi conto. Allora signora, questo è il mio bigliettino, lo faccio della console, ok? Va bene. Ok? Grazie. Alle 15 questa, tutti i giorni alle 15, però siccome noi siamo in presa diretta, caro Lucio, diciamo che questa qui va domenica in onda alle 15 e per le 23 e 30 la replica. Ok. Alle 23:30 siamo che aspetto qua. E beh, alle 15 è desiderio. Alle 15 sei a tavola. Alle 3 sta mangiando. I fusilli sta mangiando. No, a Sagna domenica. Signora, no, mangia che. Di scia, alle 3 stai dicendo. Dammela poco d'acqua, dammela questa. A domenica. Allora, bravo, un papetà. A domenica. Un papetà, un papetà. Vedete Gigliotti che fa? Beve acqua. È una pura bottiglia senza fare vedere. Ma noi siamo persone riservate. Chiudo. E tu come ti chiami, zia? Francesca. Dove sei? Di Mano Marcosa. Mo guarda che ti dà zia. Prendi qui la manina. Piglia, beh. Un ti frega tutto, però. E due, grazie. Vabbè. Grazie. Vabbè. Vieni, segui. Questo è un abitino che rappresenta la Madonna del Carmine. Questo lo prendo veramente. E uno lo regalo pure. Grazie. Lucio, questo è veramente molto bello. Rappresenta la Madonna del Carmine e questo ogni maranese se lo porta, se lo mette sotto. E questo si va a prima. Per la sua protezione è un segno di devozione e di rispetto per tutte le persone che tengo alla Madonna del Carmine. Buono, buono. Un segno di protezione. Madonna del Carmine, grazie, dammi un bacio. Ti bacio come questo è grazie, veramente molto bello. Grazie. Allora, seguiteci. Signora, mi raccomando, sì. Mi voglio bene. Di cuore. Allora, Lucio, amore. Saluta l'oppretta. Oh, grazie. Buona serata, grazie. Comunque. Allora, mi raccomando, tutti i giorni alle 15 sulla Cicla 19 vedete spiagge, mare. Il nostro motto è così adesso, spiagge, mare, sagre e tutto quello che ci piace. Buone vacanze a tutti. Diamone, buone vacanze. Diamone. Allora, adesso andiamone, quando abbiamo? 6-7 minuti. E diamone, veloce, allora, diamone. Allora, vieni qua. Andiamo a Demacriti, vieni. Allora ragazzi, quello che volevo dire, stiamo dando, adesso non diamo i premi perché tutte le nostre aziende, perché sono degli eventi particolari, c'è cioè la Madonnina del Carmelo, poi vedrete un'altra puntata, abbiamo 6 minuti, buonasera,
Allora, io guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Aspetta, che imbizze. Fanna ve. Guarda che. Ah, ok, allora imbizze. Spostate. Hanno festeggiato te, pizza. Allora, guarda che meraviglia. Allora, ragazzi, siamo Mariano Marchesato, l'organizzazione dei giovani. Guarda che meraviglia. Quanto lievita questa pizza? 48 ore, minimo. Bravo. Buonasera. E si lavora alla grande. Forno a legno. Forno a legno? No, aspetta. Non è pizza, come Vincenzo, mio fratello, a Marano, non è pizza. Questa è pizza, che è diverso. La pizza ha 72 ore di lievitazione. Sì. Invece questa è pizza, c'ha 48, che è quello giusto. Allora, cioè, voi siete la famiglia Magrito, ragazzi, che è la pizzeria, bar, ristorante, tutto quello. Tu sei bar, vabbè. Siete. Io sono bar, poi c'è mio fratello della pizzeria, ristorante, quello che so sia. Alloca Marano, lì alla piazza. Ragazzi, ci piace fare questo perché noi segnaliamo i posti belli dove si mangia bene, dove si sta bene. Lui ha preso un impegno con noi che ne fa fare la serata, Marco Cozza. Okay. Dottor Cozza. Allora, posso un attimo, chiudo proprio qua la puntata, ragazzi. Ragazzi, chiudo qui la parola, posso entrare qui dentro? Sì. Così vi saluto, vai, bene. Ragazzi, ma che meraviglia. Allora, volevo far vedere, però devi girare da questa parte, se no non vedi i peperoni, Lucio. Gira da questa parte, non ti preoccupare, segui, presa diretta, Lucio. Non ti preoccupare, vieni. Buonasera. Che meraviglia. Allora, come vanno le cose? Benissimo. Guarda qua. Possiamo? Bene. Un assessore che lavora. Dove l'assessore? A dov'è? Buonasera. Assessore, guarda qua, un assessore che lavora. Ma ti fa onore. Ti fa onore perché guarda che meraviglia, cipolline, peperone e lì la carne, sa? Sì, non è di tutti, no. Complimenti. Un assessore che lavora, quindi vuol dire che. Ragazzi, allora, voi siete tutte belle. Poi c'è Madame. Ecco, anche Catanzaro c'è, no? Sì, vengo da Santa Maria. Santa Maria, madre di Dio. Brave, simpatiche, buon lavoro. Grazie. Mi raccomando, serbatene un pane nero dopo. Perché ci mangiamo, perché l'anno scorso non ci avete conto. No, che sto scherzando. Quanto ce n'è in questo fusto? Allora, abbiamo la bionda e la doppio malto. La doppio malto, attenzione, dopo ce n'è. Perché non guido, attenzione. Andiamo in Marco, te chiama. Ci vediamo più tardi. Ciao, Pino. Buon lavoro. Ciao, Pino. Allora, ragazzi, la prima puntata volge al desiderio. Come stai? Buon appetito, ragazzi. Buon lavoro. Grazie. Guarda la pulizia e di come lavoro. Guarda che meraviglia e che bella. Che belle su coordinate. È una parure di pizzaiolo. È una parure, bravo, una parure. Guarda che pezzo. Guarda che pezzo. Dammi l'ultima calata. Pizza, no pinza. Mi sta cacciando giù. Tena qua. Buona cara a me. Tieni. Ma va a fatta rimanere. Mi stiamo accennando. Com'è? Buonissima. Una liquirizia speciale dal nostro amico. Siamone. Allora, ragazzi, se non c'è il presidente non ci possiamo andare. Andiamo qua, vieni qua. E che meraviglia, guarda che meraviglia qua. Wow. Ne guarda come ci chiesto di tenere. Vieni qua, zio, vieni qua. Ragazzi, questo è il che cos'è? Il buffet? Il buffet per un augurio alla nuova Proloco. Ah. Ivan! Veloce. Andiamo noi. Abbiamo il menù. Chiudiamo questa prima puntata. Molto bella. Allora facciamo questa prima puntata, diamo la linea alla seconda puntata perché l'accoglienza è stata sempre meravigliosa. Tu come consigliere stai lavorando veramente bene.
Ma ci diamo da fare, poi in modo particolare per la festa del Carmine, per due motivi: io mi chiamo Carmine, un altro perché è la festa patronale del nostro paese. Bella questa. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. In più stasera ci sarà anche la presentazione dell'Aproloco, che per una comunità è un qualcosa di fondamentale. L'Aproloco prima c'era, era ben gestita dal signor Bruno, adesso sono subentrati sti ragazzi nuovi. Le prologo per le comunità sono importantissime, devono aggregare, devono fare gruppo come in tutte le cose della vita. Se non c'è gruppo non si va da nessuna parte. Quindi... Allora diamo la linea a domani. Mi raccomando, questo concerto di domenica qua. Esatto, volevo approfittare proprio dicendo questo. Abbiamo portato questo storico gruppo a Marano e quindi invitiamo qualsiasi persona voglia essere presente, noi li aspettiamo qui alla nostra festa patronale della Madonna del Carmelo. Ok? Grazie Ivan Greco, la Publiora. Noi abbiamo confermato tutti i nostri appuntamenti per quello che riguarda il 4 settembre a Toronto. Il 4 settembre a Toronto sarà una cosa bellissima, perché le commedie di Sergio Crocco non sta a noi, diciamo, presentarle. No, non sta a noi presentarle. Sei stato scelto tu come diciamo cosentinità, come maggiore espressione cosentina. Sergio Crocco ci ha dato questo onore e noi gli daremo a disposizione anche il nostro storico programma, permette signora, con degli speciali che andranno a Toronto e che faranno felici tutti i nostri calabresi. E attenzione, il 4 settembre 2017 noi facciamo questo e poi facciamo chiaramente i ristoranti in tutto il mondo. Ci vediamo domani, non cambiate canale perché domani ci sarà un'altra bellissima puntata, ok? A domani! Con questa chiudiamo, a domani alle ore 15 sul canale di Giannone. Ciao ragazzi!